Buonasera amici elettori di Vivi Casagiove, allora ci siamo, tutto è pronto, siamo con l'autore del libro L'Uomo dei Miracoli, Ottavio Chiavaroli. Abbiamo seguito, Ottavio, passo dopo passo la tua storia, ne siamo stati testimoni e promotori, direi con entusiasmo e con fermezza. Sei contento dell'evento che avrà luogo questa sera? Beh, forse dire contento è troppo poco, sono contentissimo e ringrazio voi di Vivi Casagiove, ringrazio il popolo di Casagiove stesso, tutte le persone presenti, infatti come vedo ne sono tante. Sono felice e sono anche soddisfatto di avere avuto la possibilità di pubblicare un libro ed essere pubblicato appunto in tutte le librerie d'Italia, quindi amici che ho a Milano, faccio un esempio, hanno la possibilità e la facoltà di poterlo leggere e di gustare appunto tutti i momenti, tutti i frammenti della mia vita, sia belli che brutti. Ho avuto il coraggio appunto di scrivere anche dei momenti un poco bui, no? Anche il marcio che c'è stato in me, ma in ogni caso come si dice sarà un successo, no? Ringrazio il Dio che sono qua, infatti sono appunto 3 anni da un incidente bruttissimo che ho fatto ed è stato definito miracolo francescano. Sono felice perché vivo, sono felice perché riusciamo appunto, che riesco e riusciamo noi tutti a vederci ad organizzare questi eventi di una certa risonanza in modo tale che possiamo essere da messaggio positivo, no? Verso il prossimo. Io dico sempre, non siamo la somma delle nostre vittorie o fallimenti, ma siamo molto di più, quindi stringiamoci, tipo ghettizziamoci e diamo sempre un messaggio positivo al prossimo. Viva la vita, grazie a voi tutti. Quindi, dulcis in fundo, i ringraziamenti, chi vorresti ringraziare in particolare? In particolare ringrazio la mia fidanzata Marianna Garofalo, la quale è stata fondamentale per me. Gli ultimi passaggi, sai, l'assemblaggio del libro, l'ha curato appunto lei, e ringrazio la mia casa editrice, Espedita Fischer e Intento. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei.